Benissimo ragazzi, una bella passeggiata a fianco al Lago d'Orta. Si parte dalle cave di Corcogno sotto il comune di Orta e costeggeremo tutto il lago, una bella passeggiata da fare con qualsiasi tipo di bici, adatta praticamente a tutti. Buongiorno, ciao, grazie. Sono stati giorni di pioggia intensa, quindi anche i ragazzi del comune non hanno fatto tempo a passare a dare una bella ranzata, ma appena sarà tutto a posto, sulla mia sinistra vedrete un panorama super show. Comunque, come potete vedere, terreno scorrevole, tranquillo, una bella passeggiata sia da fare a piedi che anche in bici. Ed eccoci sopraggiunti nel comune di, o meglio nella frazione di Corcogno. Questa qua è il super show nel panorama. In front of me abbiamo la Madonna del Sasso. Eccoci entrati nel paesino storico di Corcogno, 367 metri di altezza sul livello del mare, comune di Orta San Giulio. È un po' più duro da girare. Un pochino sì. C'è un paesino a 5 minuti da Gozzano, conosciuto di più, ma rimasto intatto. Ed eccoci ragazzi arrivati nel comune, o meglio nel paese di Pintolegro. Questa è la visual che si ha uscendo dal sentiero e da Corcogno. Il tempo non è il massimo, ma comunque guardate che belle che sono anche le nuvole in queste condizioni. Queste qua sono tutte le montagne che circondano il Lago d'Orta. Adesso scendiamo, scusate la ripetizione, a Orta. Ed eccoci ragazzi, la nostra prima passeggiata sul Lago d'Orta termina a Legro, il paese dipinto. Non ho la camera ideale per riprendere i dipinti, è una GoPro, però comunque è giusto per darvi un'idea, guardate che spettacolo. E qui li trovate davvero in tantissime case, anche di qua. Adesso ci spostiamo verso quest'altra. Un altro bellissimo dipinto. Poi dottor Curioni, ce n'è un altro. Dov'è il prossimo dipinto? Vedete? E qua ci spiegava una guida che vengono da tutto il mondo, anche artisti famosi, per dipingere le case. E ora no, dottor Curioni? Sì, questi dipinti sono venuti, diciamo, pittori di facciata di tutto il mondo famosi. Questi dipinti sono stati fatti per tutti i film o i pezzi che sono stati girati sull'isola di San Giulio, su Orta San Giulio, sul nostro territorio. E ce ne sono su tutte le case, ad esempio quello che poi vedrete là in fondo dove c'è la palma che ha fatto prima il video, quello è Risamaro con l'attrice Magnani, che si svolgeva poi nelle risaie così per il lavoro duro delle mondine e quant'altro. Comunque sono tutti poi film che hanno a che fare con il Lago d'Orta, con il Novarese e così.
esiste anche un'associazione che è l'associazione Mure Dipinti, di cui il presidente è il signor Morea, che comunque ci tiene all'arredo e a tutte queste cose del suo paese. Quindi ragazzi, finita anche questa altra puntata di In Viaggio in Mountain Bike, Viaggiando in Mountain Bike. Oggi vi abbiamo fatto un giretto tranquillo sulle sponde del lago d'Orta con questa bella descrizione di Max Curio. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Noi intanto continuiamo il giro verso il Monte Barro. Qua siamo sopra Pettenasco, la stazione. Si può arrivare anche comodamente in treno, iniziare il giro da qua, da buon cicloturisti. I treni, bene o male, sono collegati abbastanza bene con Novara e Domodossola. E da qua potete iniziare i vostri giri in mountain bike. È un filino più forte. Sempre in compagnia di Max Curioni. Yeah. Ciao a tutti. E il buon Silvano. Ciao a tutti, ciao, venite a trovarci. E anche della Jackie Cannondale.